Amici di YouTube e amanti della buona cucina, bentornati qui nella Cucina per Tutti. Vogliamo realizzare insieme oggi, andiamo a cucinare un dolce davvero sfizioso e goloso. Facciamo delle frittelle di mela. Sono certo che vi piaceranno. Andiamo però a vedere qual è il procedimento. Quindi se siete curiosi di vedere quali sono gli ingredienti per realizzare insieme questo dolce, mettiamoci al lavoro. Io sono Chef Fabio, i fornelli ci aspettano. Ingredienti per 2 o 3 persone. 1 litro di olio per friggere, che ho precedentemente messo in pentola. 130 g di farina 00, io utilizzo quella antigrumi per le preparazioni di pasticceria. Ci serviranno anche 130 g di latte, un tuorlo d'uovo, 40 g di zucchero semolato, ci servirà anche dello zucchero a velo, ma quello lo vedremo alla fine, dell'agente lievitante in polvere, non ce ne servirà molto, del sale, un pizzico di sale, della vanillina in polvere, insomma, per dare un po' di aroma alle nostre frittelle, una mela Delicious o Red e un coppa pasta. Poi andiamo a vedere che cosa ci servirà. Mettiamoci al lavoro, ragazzi, vediamo come realizzare il dolce. Pentola con l'olio sul fuoco, accendiamo, fuoco medio-basso. Tanto che scalda l'olio, noi andiamo a preparare la pastella. Allora, per la preparazione della pastella ci servirà una ciotola, una frusta e una marisa o una spatola. Allora, andiamo a inserire tutti quanti gli ingredienti all'interno di questa ciotola. Tutto l'uovo. Mettiamo la polvere lievitante e la nostra vanillina. L'apriamo bene, così gli dà un bel aroma. Poi prendiamo la frusta e dopo aver messo tutti gli ingredienti cominciamo per bene a miscelare. Se vi accorgete che la pastella viene troppo densa o troppo dura, tenetevi da parte un pochino di latte in più da mettere al suo interno. Ecco, io sto mescolando per bene al fine di evitare che si formino dei grumi, ma ci vado ad aggiungere anche un goccino di latte perché non voglio che rimanga troppo dura, troppo densa la nostra pastella. Vedete? Deve attaccarsi per bene ovviamente alla mela. Ecco, il vantaggio di avere una farina antigrumi vi permetterà per l'appunto di lavorarla in maniera molto più facile e di ottenere un composto omogeneo. Vedete? La nostra pastella, quando cola in questo modo, è pronta. Andiamo quindi a tagliare la mela e a vedere come fare il resto della preparazione. Ok, andiamo a privare la buccia. Io l'ho comunque lavata per questioni di sicurezza. Vado a togliere il picciolo e comincio a sbucciarla in questo modo. Perfetto, dopo che abbiamo sbucciato la mela, io ho cominciato già a tagliare a fette di circa 0,5 cm il nostro frutto. Ovviamente dobbiamo fare in fretta perché già sta cominciando ad ossidare. Noi tagliamo le nostre fette in questo modo, questa è venuta anche un po' fine ma non importa, le tagliamo di circa 0,5 cm come abbiamo detto. A che cosa ci servirà il coppa pasta? Guardate, vi faccio vedere. Allora, il coppa pasta ci servirà per facilitarci nel togliere questa parte centrale che ovviamente non ci piace ed è dura, ovviamente ci sono i semi dentro. Guardate, noi con un movimento in questo modo abbiamo eliminato la parte centrale e abbiamo creato una sorta di ciambella che poi verrà immersa nella pastella e subito dopo verrà fritta nell'olio. Facciamo questo procedimento, una volta che abbiamo finito cerchiamo di essere veloci, andiamo a completare e quindi ad immergere la nostra mela nella pastella. La mela l'abbiamo tutta privata della buccia e abbiamo tolto il torso all'interno. Noi andiamo a prendere quindi le nostre belle fette, le mettiamo nella pastella e le andiamo a inserire nell'olio che mi sono accorto è già caldo. Vedete? Ci facciamo aiutare in questo modo e le immergiamo per bene. Si cuociono davvero in pochissimo tempo, quindi mi raccomando, siate veloci quando immergete le frittelle nell'olio.
preparatevi già precedentemente un piatto con della carta per assorbire l'olio in eccesso. Ecco, il profumo è veramente buonissimo. Come potete vedere, si stanno già gonfiando. Noi poi andremo a togliere tutti questi ciuffettini che non ci servono. Le immergiamo per bene. Ecco, vedi? Vedete? Sono pronte. Noi le andiamo a togliere, ci vuole davvero poco, come avete notato. Mi raccomando, non le fate bruciare perché poi non vengono più buone. Perfetto, io vado a togliere le ultime due che ho fritto, che erano rimaste. Vado a togliere tutti questi ciuffettini che non rendono bello il piatto, ovviamente. Poi le andiamo a impiattare, ci mettiamo dello zucchero a velo e facciamo la prova dell'assaggio. Ecco, vedete? Facciamo il lavoro in maniera molto veloce perché vogliamo gustare le nostre belle frittelle calde. Abbiamo impiattato, mettiamo un po' di zucchero a velo che rendiamo più belle. Ecco a voi ragazzi, le frittelle sono pronte. Ragazzi, me le vorrei mangiare tutte, guardate che buone. Allora, sbrigatevi a mangiare dopo che le avete cotte. Uno, perché dopo che le avete preparate sicuramente vi viene voglia. Due, perché bisogna mangiarle calde, rigorosamente. Allora, il fatto che la pastella si cuoce velocemente permetterà alla mela al suo interno di essere croccante. Quindi andiamo ad assaggiare e vediamo un po' come sono venute. Nei sapori è davvero equilibrata. La mela è dolce, la pastella non è troppo dolce, con un po' di zucchero a velo sopra, diciamo, andiamo a completare un pochino il tutto. È veramente buona, non è molle, è abbastanza croccante, la mela al suo interno si è cotta al punto giusto solo sulla parte superficiale, dentro è rimasta bella croccante. Quindi, se il video vi è piaciuto, commentate, lasciate come sempre un like, guardate i miei video, ne ho caricati diversi ragazzi, di vari gusti, e ne caricherò ancora come sempre. Quindi seguitemi sulla mia pagina Instagram, ci vediamo alla prossima video ricetta, qui dalla Cucina per Tutti, un abbraccio e un saluto. Ciao ragazzi, buona giornata!